ci tengo soprattutto perché sono due squadre, io le ho allenate tutte e due, una poi sono nato lì e ci ho giocato anche, per cui ci tengo in particolar modo. Mi auguro di poter finire bene, come tutti i ragazzi, solo auguro. La parentesi Isernia purtroppo c'è stata, è stata una partita interpretata male. Quindi sono andate così le cose, però insomma adesso bisogna passare avanti e cercare di finire molto bene. Ti brucia ancora quella di giovedì scorso? Ci può stare dopo la festa per la promozione, dopo un campionato lungo e complicato? Perdere dà sempre fastidio, anche in quella maniera lì, però tutto sommato ci può stare, nel senso che dopo un'annata così impegnativa riuscire a tenere la concentrazione giusta anche in questa partita qua, dopo che si era festeggiato, non era facile, così è stato. C'è un po' di rammarico, però voglio dire, è passato, adesso pensiamo a queste altre due partite. Ecco, cosa chiedi adesso ai tuoi? Ma quello che ho chiesto anche prima di Isernia, di cercare di finire nel miglior modo possibile, perché anche per i ragazzi che poi hanno giocato un pochettino di meno, deve essere uno stimolo a chiudere l'annata in maniera positiva, anche poi per chi ha giocato tutte le partite lo stesso. Quindi dobbiamo finire con dignità e con voglia di ottenere altri risultati. Sul futuro tuo si parlerà soltanto dopo. Ma l'ho già detto in precedenza, allenare l'Ancona, qui verrebbero tutti, ma perché allenare l'Ancona in C1 vorrebbe dire tantissimo, quindi se ci sono le possibilità, ben vengano. Quanto dipende da quello che farà Marcaccio? Non lo so, vediamo, non lo so, vedremo quello che avrà intenzione di fare il direttore.